sospesa la prova del cuoco e i fatti vostri oggi 26 marzo, ecco perché. Cancellata la puntata di oggi 26 marzo della prova del cuoco e i fatti vostri. Cambio di programmazione oggi su Rai 1 e Rai 2, dove è stato scelto di modificare in corso d'opera i palinsesti della giornata dopo la tragica notizia della morte di Fabrizio Frizzi. Questa notte, infatti, ci ha lasquati il conduttore dell'Eredità e di tanti altri programmi di grandissimo successo. Fatale per Fabrizio è stata un'emorragia cerebrale che purtroppo gli è costata la vita e ce l'ha portato via per sempre. Cambia la programmazione Rai di oggi dopo la morte di Fabrizio Frizzi. Questa mattina la Rai, dopo la terribile notizia della scomparsa di Fabrizio, ha scelto di modificare interamente il palinsesto di Rai 1 e Rai 2. Ecco allora che la diretta di 1 mattina è andata avanti fino alle 1105 per coprire anche il segmento di Storie Italiane, la trasmissione condotta da Eleonora Daniele che non è andata in onda in segno di rispetto. A seguire, poi, abbiamo visto che anche il programma di Elisa Isoardi, Buono a sapersi, non è andato in onda questa mattina, così come è stata sospesa la programmazione in diretta de Cancelletto La prova del cuoco con Cancelletto Antonella Clerici. Del resto per Antonella sarebbe stato a dir poco impossibile poter andare in onda in TV questa mattina, dato che lei è una delle grandi amiche storiche di Fabrizio. Ricordiamo, infatti, che lo scorso dicembre il conduttore ha scelto di tornare in televisione e lo ha fatto proprio approdando prima nello studio della prova del cuoco, dove fece una sorpresa ad Antonella per il suo compleanno. Un regalo a dir poco inaspettato per la conduttrice che in quel contesto non riuscì a non trattenere le lacrime nel momento in cui poté rivedere il suo grande amico Fabrizio. Saltano la prova del cuoco e i fatti vostri. Ecco allora che questa mattina dalle 11 in poi su Rai 1 è andata in onda la replica della fiction Preferisco il paradiso con Gigi Proietti che andrà avanti fino alle 13:30 quando poi la linea passerà al TG1 che ricorderà ampiamente Fabrizio Frizzi. E ancora su Rai 2 vi segnaliamo che questa mattina è saltato anche l'appuntamento con il programma TV Cancelletto I fatti vostri condotto da Giancarlo Magalli, altro amico di vecchia data di Fabrizio. Nel pomeriggio, invece, sempre su Rai 2 salterà l'appuntamento con Detto Fatto, ad annunciarlo è stata proprio Caterina Balivo in suo post d'addio a Fabrizio pubblicato in queste ore su Instagram. Nel pomeriggio su Rai 1, invece, lungo speciale con La vita in diretta che sarà dedicata ampiamente al ricordo di Fabrizio, un grande professionista della TV italiana.